Il sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto questa mattina a Cosenza ha incontrato il prefetto Guercio e i responsabili provinciali delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio si sposterà a Catanzaro. Scalfarotto ha sottolineato il contrasto tra la cultura, la storia calabrese e la presenza delle organizzazioni criminali che condizionano la vita in questa regione. Sentiamolo ai nostri microfoni. È una zavorra all'economia, è una zavorra alla libertà delle persone, le mafie sono conformismo, no? Legano anche la libertà di pensiero e quindi impegnarsi, esserci anche fisicamente, essere presenti sul territorio, io penso che sia molto importante, anche per ringraziare del grande lavoro che fanno le forze dell'ordine, i prefetti, i questori che sono impegnati in primissima linea, quindi bisogna venire qui anche per ringraziare loro. Poi quest'anno è il 25esimo anniversario della legge sui beni confiscati e sequestrati, che è una legge importantissima e che io penso ha anche cambiato un po' il passo della lotta alla mafia, che non è solo una lotta, diciamo così, dal punto di vista delle indagini e delle sanzioni penali, ma deve essere anche culturale, anche di restituzione dei beni che sono stati tolti alle comunità, appunto alle comunità che ne sono state deprivate.